gates are closed now, and I'm freezing in place. You're not watching, I'm cheapening myself. Wouldn't go there where I spent my bedlam days. Ciao ragazze, questo video è ispirato ad un make-up look di Nina Dobrev, la protagonista di The Vampire Diaries. Questa attrice mi piace da impazzire, lei è veramente bellissima e quindi non potevo non fare qualche tutorial su di lei e penso che in futuro ce ne saranno anche altri perché la adoro veramente, è bellissima. Ho preso ispirazione per questo make up che vi faccio vedere un attimino da vicino da una foto che vi metterò qui da qualche parte, così potete rendervi un po' conto, e spero quindi che vi possa interessare, che il make up vi piaccia, e vi lascio il tutorial. Ma prima vi voglio ricordare che The Beauty Tricks ha una pagina Facebook, quindi la trovate nei link qui giù nel box informazioni. Cliccateci, andate a mettere mi piace, perché sono sicura che molti di voi non lo sanno e continuano a chiederci l'amicizia nel profilo. Invece, per favore, andate sulla pagina Facebook, non più sul profilo, perché soltanto la pagina d'ora in poi verrà aggiornata. Ok, detto questo, vi posso lasciare al tutorial. Mettore, fondotinta e primer occhi già applicati. Ho realizzato l'intero make up con la Naked 2 della Urban Decay. Cominciamo subito con lo stendere su tutta la palpebra mobile suspect, non portandolo però nell'angolo interno. Applichiamo Snake Bite con un pennello da sfumatura nella piega dell'occhio all'angolo esterno, realizzando la classica forma V, e poi sfumiamo il colore per bene verso l'alto. Applico lo stesso colore con un pennello più piccolo nella palpebra inferiore, nella parte esterna, e poi vado a riprendere Suspect che applico nella seconda metà di palpebra inferiore. Con un pennello penna applico Verve all'angolo interno dell'occhio, sia sopra che sotto. Il matitone bianco invece lo stendo nella rima interna. Con un pennello da sfumatura pulito vado a sfumare l'ombretto applicato nella piega dell'occhio. Stendo Foxy sotto l'arcata sopraccigliare. E con Busted vado a dare profondità al mio sguardo, andando a scurire l'angolo esterno e applicandolo quindi sia nella mia palpebra inferiore che in quella superiore. Adesso è il momento di eyeliner, mascara, che applichiamo sia sulle ciglia superiori che inferiori, e per finire, senza dubbio, le ciglia finte. Nina Dobrev le indossa praticamente sempre e quindi le andiamo a mettere anche noi. Sicuramente renderanno il nostro look molto più seducente. Bronzing powder di Essence, vado a fare il contouring sul mio viso. Tendo questo bellissimo rosa come blush. Arrivato il momento delle labbra, applico questo rossetto di Avon della linea Color Trend che si chiama Amethyst. E per avvicinarmi più al colore che indossa Nina Dobrev, che ha un effetto anche molto gloss, applico appunto un lucido, e questo qui è di Essence, da un color nude, che mi dà la tonalità perfetta. Questo qui è il look terminato, spero che vi sia piaciuto, spero di essermi avvicinata il più possibile a quello di Nina Dobrev, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo, ciao!